siamo alla presentazione del 360 di Vodafone, un nuovo cellulare che la nostra hostess ci spiega nei dettagli come funziona. Raccontaci. Allora, questo cellulare possiamo dividerlo in tre sezioni. La prima sezione, che fondamentalmente è la più importante novità del 360, è la funzione Pickboard, la cui caratteristica è la tridimensionalità. Difatti nella prima schermata possiamo trovare tutte le immagini in una, appunto, cioè una sistemazione tridimensionale, il cui criterio è basato su un logaritmo che mette in primo piano le persone con cui abbiamo un maggior contatto, quindi abbiamo un maggior scambio di informazioni, mentre nei piani successivi vengono messe persone con cui si hanno meno contatti. Oltre che questa schermata, sempre schiacciando il tasto centrale, che è il tasto People, possiamo ottenere sempre la stessa lista di contatti, però con una classica rubrica di un qualsiasi telefono. Con le foto però. Esatto, e possiamo far scorrere la rubrica e vediamo tutto in ordine alfabetico, ovviamente. Ritornando alla sistemazione tridimensionale, invece, possiamo farlo scorrere come una sorta di croce, quindi sia verticalmente, vedere tutti i numeri, ma sia orizzontalmente. Orizzontalmente vediamo la suddivisione per gruppi, difatti possiamo suddividere la nostra rubrica in categorie come per esempio famiglia, amici, lavoro, così quando stiamo cercando una persona possiamo individuarla più facilmente. Cliccando poi sull'immagine della persona cercata possiamo contattarla direttamente per chiamate, messaggi MMS, inviarle un'email, chattare, oppure indicare la nostra posizione, oppure effettuare una videochiamata. Possiamo chattare direttamente con questa grazie proprio a 360, perché 360 è cioè 24 ore su 24 connesso a internet, e questa connessione ci permette di visualizzare le informazioni del nostro contatto in relazione a Facebook, Messenger e Google. Passando a un'altra sezione, che è quella del menu principale, ritroviamo tutte una serie di applicazioni, alcune delle quali sono direttamente inserite all'interno del telefono, altre possono essere acquistate direttamente dallo shop. Ne ritroviamo all'incirca 500, di cui alcune sono gratuite, altre sono a pagamento, ma ovviamente i prezzi sono molto limitati. Ritornando sempre al menu delle applicazioni, un'altra particolarità è per esempio quella del meteo. Possiamo vedere anche per esempio che tempo farà domani, comunque è costantemente aggiornata perché ovviamente il telefono è sempre connesso a internet. Poi una delle applicazioni più importanti è quella di internet. Aprendo la pagina del MyWeb si visualizzano, diciamo, le icone principali, cioè i collegamenti principali che il proprietario stesso del telefono decide di mettere in prima pagina.